Le 5 cose che possiamo fare se ci rompiamo una gamba. Lo so che il video è un po' strano, però io da qualche giorno ho questo problemino. Per fortuna non mi sono rotto una gamba, mi sono solo slogato una caviglia, però ho dovuto ingessarla perché mi hanno detto che sennò avrei avuto qualche problema in più, quindi cosa fai? Rischi di non suonare poi magari per un anno? Meglio di no. Quindi però non è che posso stare fermo per 2 settimane che ho sto gesso. Quindi ho detto, adesso mi insegno una lista di cose che posso fare mentre ho la gamba rotta. Non potrò suonare la batteria. Vabbè, pazienza, non è una tragedia. Posso fare tantissime altre cose però per studiare la musica, per studiare comunque la batteria in qualche modo, la tecnica, eccetera eccetera eccetera. Però vi voglio dire 2 cose. La prima, come sempre, è iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, andate sui miei social, Instagram e Facebook. E la seconda cosa che vi voglio dire invece è il primo punto, cioè la prima cosa che possiamo fare con una gamba rotta o una caviglia slogata, che però non c'entra molto con la batteria. Che cosa vuol dire? Quando vi capitano queste cose, o comunque quando non potete suonare per qualsiasi motivo, non per forza perché vi siete fatti male, non vi preoccupate raga, possiamo anche fare altro per una settimana, per 2 settimane, non vi preoccupate, non abbiate l'ansia di voler studiare, l'ansia di voler suonare, l'ansia del se non studio poi non migliora, è un casino, non divento un batterista. Non vi preoccupate, il fatto di magari rimanere a riposo una settimana o due può anche farci bene da un lato, perché ci svaghiamo. Fate anche altro quando capita questo, leggetevi un libro, guardatevi una serie TV, non vi preoccupate, perché intanto la vostra testa comunque continua a lavorare. Mentre non studiate, non fate batteria, non suonate, la vostra testa, secondo me, secondo il mio parere, è come se incominciasse a mettere a posto tutte le informazioni che avete. Seconda cosa, è la cosa più ovvia di tutte, la cosa che viene in mente a tutti: quando ci rompiamo una gamba, cosa facciamo? Usiamo le mani, quindi pad. Però, dato che abbiamo tanto tempo comunque, perché se prima magari studiavamo un po' di pad e poi sulla batteria, adesso possiamo studiare solo il pad. Quindi il consiglio che voglio darvi è: fate gli esercizi che fate di solito, e se avete una routine che tenete sul pad, continuate a fare quella. Però, dato che probabilmente avrete anche un pochettino di tempo in più, cercate di studiare sempre su pad qualcos'altro. No, non mi sono tolto gli occhiali oggi. Pazienza. Qualcosa che vi può aiutare per altro, ad esempio studiare la mano debole, questa è una cosa che serve sempre. Cercate di studiare ad esempio degli altri esercizi, vi fate un'altra mezz'ora dove vi concentrate principalmente sulla mano debole. Tra l'altro in questi giorni ho scoperto anche di avere un pad che non trovavo da tempo, è fighissimo, ve lo farò vedere presto sul canale. Poi col numero una cosa che si fa veramente molto 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 poco, però dato che non ci possiamo muovere con una gamba così, ci mettiamo seduti con la nostra bella gamba alta e cominciamo a scrivere. Le trascrizioni sono importantissime. Io non sono uno di quelli che trascrive tantissimo e poi si mette la batteria e suona uguale, identico alle trascrizioni. Non perché non serva, assolutamente, ci sono un sacco di batteristi che lo fanno e fanno benissimo. Io non sono tanto di quell'idea perché non mi ricordo niente, e quindi se una cosa la studio a memoria, dopo un'ora non la ricordo più, praticamente non mi serve a niente. Però il fatto di trascrivere, cercate di trascrivere bene bene nei minimi particolari quello che fa la batteria all'interno di una canzone, quello che fa in un solo o in un fill o in un groove particolare, non lo so, è molto importante per vari fattori. Per prima cosa, il fatto di trascrivere le canzoni, il fatto di trascrivere qualsiasi cosa, vi aiuta oltre che a scrivere, a imparare a scrivere bene, ma ci aiuta tantissimo nella lettura, perché trascrivendo le cose impareremo molto meglio a leggere e saremo molto più veloci quando dovremo leggere anche a prima vista. E poi soprattutto ci permette di entrare un po', diciamo, nella testa del batterista che ha suonato. Ad esempio, se noi vogliamo trascrivere un solo di batteria difficile, ascoltarlo magari molto lentamente e capire quello che sta facendo, capire la ritmica, capire come ha posizionato i colpi, capire anche la diteggiatura che magari ha utilizzato quel batterista, ci aiuta ad entrare in testa col batterista, a capire come ha pensato una certa cosa, come ha pensato un certo groove, come riesce a dare un certo sound a un passaggio che magari ascoltato così diciamo è bello, chissà che cosa fa, ma quando ci mettiamo veramente a capire bene cosa ha fatto, lì veramente andiamo a capire come l'ha pensato, cosa ha pensato. E quindi anche se lo trascriviamo e magari poi non andiamo a suonarlo uguale alla batteria, non lo proviamo neanche, però questa cosa, questi accenti, questo modo di suonare magari ci rimarrà in testa, e quindi la prossima volta che andiamo a suonare non è detto che facciamo il filo uguale, però magari la nostra testa si ricorda di quel modo di suonare, di quegli accenti, di quella ritmica, e quindi magari andremo a fare un feel in quel modo lì, come vi dicevo, non uguale, ma in quel modo lì. Tra l'altro, ecco una cosa importante: se per caso vi interessa che vi spieghi come io trascrivo e darvi un po' di consigli sulle trascrizioni, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Sono interessato a questa cosa delle trascrizioni. Va bene, ve lo spiego in un altro video, perché ci sono un po' di cose da dire secondo me sulle trascrizioni, ma proprio su come fare le trascrizioni. Quindi se vi interessa, mi raccomando, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Il numero 4 è un consiglio che do un po' a tutti, sia chi magari deve stare fermo per un periodo, sia per invece chi non ha nulla, per
per fortuna, ma lo do soprattutto a chi deve stare fermo come me. Perché? Perché ha più tempo. In quel momento lì che siete sul divano perché non vi potete muovere, informatevi, fate cose. Quindi oltre ad ascoltare generi e artisti diversi, andate anche a cercarvi libri, biografie, oppure andate su Wikipedia che c'è tutto, andate a cercare quell'album che avete sentito che vi è piaciuto, che batterista c'era, allora se c'è quel batterista lì che altri album ha fatto, allora vado ad ascoltarmi anche degli altri album. Informatevi. Ultimo punto è quello di pensare al futuro, da quale insegnante vi piacerebbe andare, quali libri vorreste studiare, cioè pensate a queste cose qua, perché come vi ho detto per tutto il video, in questo momento avete tempo, quindi cercate di farvi un planning, diciamo, però fatevelo bene, fatevelo funzionale. Perché quando ho fatto il video della routine di studio, qualcuno mi ha scritto dicendomi: io in questo momento sto studiando questi libri, mi ha fatto un elenco di tipo 10-15 libri, e gli ho detto: ma scusa, quante ore hai al giorno per studiare tutti questi libri? Perché ne avresti bisogno di almeno 28-29. Ma perché? Perché c'è la tendenza, e anch'io sono così, a voler studiare tutto subito, studio tutti i libri che ci sono, così almeno imparo bene. No, non vi preoccupate, perché tempo per studiare ce n'è tantissimo, quindi prendetevi anche solo 2-3 libri che vi interessano veramente, fatevi quei libri lì e fateveli bene. Come vi dico sempre, non è importante quello che studiate, ma studiate. C'è gente, ci sono batteristi che hanno studiato solamente lo stick control, però l'hanno fatto in mille modi diversi, e quindi loro con un metodo sono diventati dei batteristi pazzeschi. Quindi proprio in questo momento in cui siete fermi, tranquilli, prendetevi il vostro tempo, pensate al metodo, pensate al genere, pensate alle canzoni che vorrete suonare quando sarete di nuovo alla batteria, e fatevi un piano di studi, diciamo, così poi da arrivare pronti e non dover pensare di nuovo a quello che dovete fare. Quindi io con questo direi che posso finire qui. La cosa importante è che quando succedono queste robe, quando vi fate male, magari un braccio, una gamba, pensate più che altro a riprendervi e a riprendervi nel modo giusto, perché è meglio rimanere anche 2-3 settimane coricati nel letto senza poter studiare, senza poter fare niente, che magari rischiare di portarci avanti il male che magari abbiamo trascurato per anni. Io con questo non vi rompo più, ma vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di andare sui miei social, Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!